qualcuno di voi non mi conoscerà, io sono Beppe Fossati, sono il direttore di Torino Cronaca. Vorrei invece fare un pensiero al futuro, sperando che questa nuova variante poi se ne vada e che la gente recuperi un po' di buonsenso, perché forse questi 7 milioni e mezzo di italiani che non sono vaccinati sono poi il problema vero, che ci mettono nelle condizioni di avere sempre più restrizioni. Voi sapete che da oggi c'è un inasprimento di tutta una serie di cose che per chi è normale sono normali. È normale il Green Pass, tirarlo fuori sul telefono oppure in saccoccia, salire sui mezzi così, andare nei negozi con la mascherina. Però il lavoro di chi è dall'altra parte del banco è un lavoro sempre più complicato. Avere il piccolo commercio vivo e vitale è fondamentale non solo per il benessere economico, ma anche per la socialità, per la sicurezza. Ci siamo resi conto come le nostre città col piccolo commercio chiuse sono più brutte, più insicure, più tristi, oltre che ovviamente più povere. E quindi questo premio punta su due motivi. Uno, sicuramente la tradizione e la storicità dell'attività, perché le nostre città sono cresciute, nate, facendo, come posso dire, forza sul piccolo commercio. Sono venuto molto volentieri questa mattina a questa manifestazione, a questa iniziativa, tra l'altro prestigiosa, e che giudico e in qualche modo interpreto un po' come un momento di speranza, di rinascita e di rilancio, non solo del commercio, delle attività, delle imprese commerciali, ma proprio della comunità torinese che vede nel commercio un motore importantissimo dal punto di vista economico, sociale e culturale. Però questo è l'università. Ecco. Perché se no sei tu, va? Prima per i fotografi. Ok, grazie. Grazie mille, grazie. Un attimo. Sì, per un attimo.